Tecnolegno, tavoli e sedie. Al Centro Estetico Le Rose raggiungere una perfetta forma fisica è possibile grazie all'adipometro Body Scan, che in modo delicato e preciso misura lo spessore dell'adipe e con il sistema tecnologico Coax scioglie i nodi di cellulite, levighi e rimodelli corpo e viso. www.centroesteticolerose.com. Galleria Auchan, il centro commerciale dei Fanisi. Offerte e promozioni ti aspettano ogni giorno nel nostro ipermercato e nei 21 negozi. Bancomat, mega parcheggio, wifi gratuito, aree giochi per bimbi, accesso libero agli amici a quattro zampe e tanti servizi a tua disposizione. Scarica la nostra app per scoprire le offerte in corso. Ti aspettiamo 7 giorni su 7. Il piacere di vivere il tuo tempo. A Fano, Apice. Arredamenti, consulenza, progettazione. Guarda chi c'è, c'è qui con me. Guarda chi c'è qui stasera con me. Guarda chi c'è, c'è qui con me. Guarda chi c'è qui stasera con me. Guarda chi c'è, c'è qui con me. Puntata di Guarda chi c'è, siamo tornati alla pasticceria Le Terrazze. Abbiamo deciso quest'anno di parlare di giovani e dare spazio anche alle idee e a tutte le attività che fanno i giovani. Questa volta parliamo di ragazzi molto giovani, perché siamo all'interno della scuola di Bellocchi insieme a Giorgio Caselli, il maestro Giorgio Caselli. Benvenuto. A voi, ciao a tutti. Che ci ha portato anche 4 alunni. Adesso andiamo a capire perché. Perché dobbiamo presentare il coro della scuola di Bellocchi. Esatto, Giorgio? Esatto, e si chiama il coro Una scuola tra le note. Ecco, da quanto tempo esiste questo coro? 14 anni. Da 14 anni, come è nata l'idea? Perché noi ti conosciamo per essere, oltre che un musicista famoso, anche il maestro della banda Città di Fano, però dobbiamo dire che in realtà tu sei stato mandato, adesso passami l'espressione, dai servizi educativi del Comune di Fano in questo progetto della scuola di Bellocchi, di questo coro, insieme ovviamente anche al laboratorio Città dei Bambini, al CREMI, per realizzare questo progetto. Poi ti hanno mandato e poi ti hanno tenuto anche la scuola. Sì, 14 anni fa appunto i docenti della scuola hanno voluto far sì che la scuola cantasse in toto su tutte le classi e quindi qualche anno, per diversi anni io ho collaborato con Giovanni Valentini scrivendo canzoni, facendo progetti e chiaramente il coro non è un'entità a sé, nel senso che i bimbi non cantano solamente, ogni anno il coro ha una sua peculiarità, quindi c'è un tema, un genere musicale, un quid in più che non sia soltanto il coro, già che il coro comunque, il far cantare i bimbi una volta alla settimana è una cosa, aiutatemi a trovare... spettacolare, incoraggiante, poi anche formativa per loro, perché ovviamente la musica è un'attività che si può fare, quindi questo coro è accanto poi alle lezioni di musica? Sì, diciamo che è tutt'uno, chiaramente dato l'input ogni insegnante poi sviluppa il suo percorso. Per tornare agli ultimi 3 anni, per esempio, abbiamo fatto il jazz, quindi il tema comune era il jazz e ogni classe sviluppava un ramo. L'anno scorso abbiamo fatto Verdi, visto l'anno verdiano, e quindi ogni classe si è divisa delle opere. Per esempio l'anno scorso abbiamo un ricordo magnifico, perché all'inizio questo progetto su Verdi poteva sembrava insomma a chi era al di fuori una cosa difficile, le opere, poi Violetta, la Traviata, le cose. Invece i bambini hanno scoperto quella che tra l'altro è la nostra musica più conosciuta al mondo. E appunto i bambini di seconda hanno lavorato con i suggeritori.
genitore, Rigoletto, ecco, quindi anche opere impegnative. Esatto, esatto. Quest'anno, grazie anche al... Dovrei stare qui a dire fantastico, bravo, simpatico Sandro Fabiani, e devo dire anche che le idee nascono anche insieme ad altre persone. Prima il suggerimento era dato da Stefania, che, come dire, è un po' la mente del cuore anche delle idee. Quindi è nata questa idea di Cenerentola e i bambini hanno lavorato sulle varie Cenerentole nel mondo. Si è partiti da un libro, non posso svelare tutto, scusate. Si è partiti da un libro, la genialità di Sandro, e abbiamo cucito questo mini musical, chiamiamolo così, e che ruota attorno alle Cenerentole che ci sono in tutto il mondo. Ecco, quindi il progetto di quest'anno si intitola? Cenerentola cercasi, o cercasi Cenerentola. È questo. In fase di preparazione, quando si potrà vedere? La data è fissata per il 7 di giugno all'Anfiteatro Rastatt alle 21. Se dovesse piovere, il giorno dopo sempre all'Anfiteatro Rastatt. Ecco, loro sono pronti. Dobbiamo dire che è un progetto che coinvolge ben 240 bambini, dalla prima classe alla quinta elementare di Bellocchi. Quindi sono anche tanti, difficile gestirli tutti. Sì, difficile o complicato. Chiaramente in mezzo ci sono anche le lezioni, gli spazi, però la musica poi risolve tutto, risolve sempre tutto. Come li hai visti? Che sono appassionati, si stanno interessando, lo fanno con piacere? Sì, come sempre. Quest'anno poi andiamo a cogliere proprio nella musica loro preferita, quindi abbiamo colto dalle famose canzoni della Disney, abbiamo una canzone in cinese, adopereremo anche un minimo di body percussion, quindi adopereremo le mani e i piedi per suonare. È il mondo che gli appartiene. Torni indietro, ripeto, l'anno scorso sembrava che Verdi non gli potesse appartenere, invece come gli appartengono le canzonette, Verdi, gli appartengono appunto anche le canzonette o le canzoni più complicate. Perfetto, un'altra cosa. Faremo anche un stralcio, un estratto dalla Cenerentola di Rossini, quindi la prima parte non ve e c'era una volta un re, cantato, devo dire, con delle voci anche veramente liriche, da tutti i bambini, con dei solisti. Hai trovato quindi e scoperto dei talenti nella scuola? Sì, poi infatti molti, chi studia canto moderno, chi fa parte dei premiati e importanti cori della nostra città, ce ne sono anche diversi di voci bianche che stanno facendo degli ottimi lavori, quindi qualcuno bravissimo poi fa altre cose, molti stanno proseguendo insomma il lavoro che in maniera molto semplice facciamo a scuola. So che avete anche inciso un brano. Sì. Adesso pubblicità è registrato, dai. Sì, è nato nel suggeritrice nel un paio di anni fa. Sì, perché qui davanti a me ho la direttrice della direzione didattica, Ferdinanda Benni, che saluto, che non vuole dire nulla, però sappiate che dietro il coro c'è anche la sua fiducia e la sua ricerca di risorse, sì, si può dire, ecco. E, che non è il meno. Esatto, esatto. E, per un progetto europeo, Arctic, ci era stato chiesto di chiedere di scrivere una canzone che prendesse un po' tutti i bambini d'Europa e che andasse poi gemellata con le classi, le scuole di quattro nazioni. La canzone è venuta carina, che ho scritto io. Applauso, non c'è qui? No? Te lo fanno dopo. No, devo dire che ho scritto io, sempre in collaborazione con Stefania, anche se lei non vuol dirlo, e è in italiano e in inglese. Poi siamo andati ad un concorso internazionale a Luino e abbiamo inciso anche la canzone. Qui devo ringraziare Corrado Coreo e Corrado Livi per la collaborazione e per l'incisione, non ci scordiamo. Benissimo, questa è la presentazione a grandi linee di questo coro. Io adesso li vado a sentire però i protagonisti. Intanto faccio un giro per chiedere i nomi. Mi chiamo Sofia. Tobia. Alice. Tommaso. Allora, inizio da Sofia. Sofia, ce l'hai una canzone preferita? Ti piace questi progetti che stai facendo a scuola? Sì, mi piacciono, è la mia canzone preferita, è il mio nuovo sogno. Ecco, il progetto invece di Cenerentola?
Mi piace, e come lei, come ha detto Sofia, mi piace anche il mio nuovo sogno. Ecco, la stessa canzone di solito, no maestro? Tobia farà una parte, in pratica canterà da soprano e farà una parte da solista, quindi lo dico ufficialmente, nella Cenerentola di Rossini, e canterà con la voce in falsetto da soprano. Ah. Sogni di diventare una cantante? Sì, però anche per me la mia canzone preferita è il mio nuovo sogno. Il maestro com'è, bravo? Sì, dai. Sì, dai, glielo concediamo questo bravo al maestro. Allora, complimenti anche alla scuola Tombari di Bellocchi e grazie per essere stati con noi. Grazie mille, Giorgio, in bocca al lupo. Ricordiamo l'appuntamento quindi del concerto. Sì, il 7 di giugno all'anfiteatro Rastatt. 3.000-4.000 posti gratis. Bambini bravissimi, Sandro Fabiani bravissimo, avremo anche una pianista, Katia, quindi se non venite cos'altro fate? Perfetto, grazie allora a Giorgio Caselli e ringrazio anche gli alunni della scuola elementare di Bellocchi. Grazie mille per essere stati con noi, ringrazio ovviamente anche la pasticceria Le Terrazze in via Liguria a Fano che oggi ci ha ospitato, i nostri sponsor che ci sostengono che sono Centro Estetico Le Rose, Reverde Regini Garden, Autoagenzia Buldrighini e Galleria Auchan di Fano. Grazie anche a tutti voi che ci avete seguito. Guarda chi c'è, c'è qui con me. Guarda chi c'è qui stasera con me. Guarda chi c'è, c'è qui con me. Guarda chi c'è qui stasera con me. Guarda chi c'è, c'è qui con me. Guarda chi c'è qui stasera con me. Guarda chi c'è, c'è qui con me. Guarda chi c'è qui stasera con me. Una produzione Zarri Comunicazione. Una produzione Zarri Comunicazione. Tecnolegno, tavoli e sedie. Al Centro Estetico Le Rose raggiungere una perfetta forma fisica è possibile grazie all'adipometro Body Scan che in modo delicato e preciso misura lo spessore dell'adipe e con il sistema tecnologico Coax scioglie i nodi di cellulite, levighi e rimodelli corpo e viso. www.centroesteticolerose.com. Galleria Auchan, il centro commerciale dei Fanisi. Offerte e promozioni ti aspettano ogni giorno nel nostro ipermercato e nei 21 negozi. Bancomat, mega parcheggio, wifi gratuito, aree giochi per bimbi, accesso libero agli amici a quattro zampe e tanti servizi a tua disposizione. Scarica la nostra app per scoprire le offerte in corso. Ti aspettiamo 7 giorni su 7. Il piacere di vivere il tuo tempo. A Fano, Apice, arredamenti, consulenza, progettazione.